Il senso di questa mostra si gioca innanzitutto sul rapporto con il territorio. Il nostro obiettivo è stato questo, attraverso una singola opera, riannodare i fili di ordine culturale tra la Galleria Sabauda e tutto il territorio piemontese. Inoltre la mostra costituisce un'ulteriore tappa di avvicinamento verso l'allestimento definitivo della Sabauda, in particolare verso la rivalutazione delle collezioni 8 e 900esche della Galleria, che nel nuovo percorso troveranno finalmente uno spazio adeguato. Infine, è quanto mai significativo che questa iniziativa sia nata dalla collaborazione con un istituto di grande rilievo come il MART di Rovereto e con una collega e amica come Cristiana Collu. Siamo nel 1892, precisamente il 1 novembre, quando nel cimitero della città di Cuneo viene inaugurato il monumento funerario che l'imprenditore cuneese Panza ha deciso di dedicare come monumento funebre alla propria famiglia. Il monumento, più noto come la Sfinge, ebbe questo titolo dallo stesso scultore. Leonardo Bistolfi, infatti, raccontando ad una giornalista inglese la genesi dell'opera, narra come dall'idea della morte, ma la morte come la intendiamo noi moderni, pian piano cominciò a visualizzare quella che è l'immagine di una Sfinge. Ricordiamo infatti che Leonardo Bistolfi visitava molto spesso il Museo Egizio di Torino e da qui sicuramente recepisce anche l'immagine funeraria delle sculture egizie. E questo la critica l'ha sottolineato in più di un'occasione. Guardiamo la scultura ed esaminiamo la figura femminile. Il volto della donna, che è quello della moglie Maria Gusberti, come lo stesso Leonardo Bistolfi ci racconta, guarda lontano, ormai abbandonato e pacato, mentre invece le mani posate sulle ginocchia sembrano ancora stringere quasi come artigli la carne e quindi attaccarsi ancora alla vita terrena, un corpo quindi ancora legato alla vita, mentre invece il viso ormai guarda lontano. Questo passaggio tra la vita, dalla vita alla morte, è sottolineato anche dalla stessa struttura del monumento. Sulla sinistra abbiamo un rigoglio floreali, papaveri, crisantemi, gigli che già sono legati ad un immaginario funebre, ma che rappresentano ancora l'esplosione della vita. Dall'altra parte invece il nulla. Ecco qui che il passaggio tra la vita e la morte viene sottolineato sia dalla figura femminile sia anche dallo stesso monumento e la Sfinge, che è guardiana eterna di questo enigma, ce lo sottolinea.